Non c'è nulla da presentare, non c'è nulla da convincervi, ragazzi. Napoli-Inter, una delle partite più calde per quanto riguarda noi tifosi nerazzurri, una tifoseria che personalmente detesto e odio, una squadra, sportivamente parlando, che mi sta sul cazzo, sempre meglio che vinca lei rispetto a Milan e Juve, ci mancherebbe, ma è una squadra che mi sta sul cazzo. Quindi una Juve che ci ha sorpassato, un Milan che c'è dietro al culo, perché gli piace stare ad annusare le nostre chiappe, però è tornata a meno 3 e quindi bisogna fare sul serio, ragazzi, quindi bisogna vincere, sia per la rivalità sportiva, sia per necessità, perché dopo un inizio campionato dove siamo stati primi tutto il tempo, sarebbe, non dico umiliante, ma sarebbe un brutto colpo per il morale. Ci sono i 3 punti, ogni partita si può ribaltare, la classifica, bla bla bla, quello che vogliamo, ma dobbiamo dare un segnale che non abbiamo dato a Juventus Stadium. Il pareggio ci può stare, ci sta, in trasferta, stadio tabù quasi per l'Inter, ostico e bla bla bla, ma ci sta comunque. Bisognava osare di più, dare come dire, un segnale forte. Gli avremmo tarpato le ali, gli avremmo sradicato le radici dal terreno, gli avremmo tagliato le gambe, gli avremmo tolta molta convinzione. E magari quel gol al 93esimo non l'avrebbero fatto col Monza e ci saremmo ritrovati in questa partita con meno pressione e più, diciamo, relax per poter performare di più. Che cosa vi devo dire? Per me con la Juve abbiamo perso un'occasione, ma non perché la dovevamo vincere a tutti i costi, dovevamo almeno tentare di vincere contro quei morti viventi. E quindi oggi ci ritroviamo ad essere costretti a vincere. Non vinceremo? Nessuna tragedia. Dobbiamo vincere col Sassuolo, dobbiamo vincere col Bologna, col Napoli a Napoli ci sta. Però, che vi devo dire? Io lo voglio ammazzare questo campionato, voglio dominare, voglio la seconda stella. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ditemi cosa ne pensate. Viva l'Inter!